Vi imploro, andate a vedere con i vostri occhi come vive la gente palestinese. La gente palestinese. Non dobbiamo cadere nella trappola comunicativa di chi fa propaganda pro Hamas. La Andrea è la seguente. Poi noi siamo una democrazia e diamo la parola a tutti, anche se io scelgo con chi parlare, non parlo con gli antisemiti. Se parliamo di Gaza come territorio occupato, chiaramente è una cosa falsa. Sono due questioni totalmente diverse. Stai facendo sbellicare di risate moniovali. No, ma io non parlo con gli antisemiti. Occupato da chi? Occupato da Hamas. E dal 2005 non c'è più alcuna presenza israeliana, però a volte dice il mare, quindi non è una prigione attorniata da Israele. Mischiare sul tavolo la risposta legittima di Israele a un attacco terroristico e la questione dei territori occupati in Cisgiordania è un'operazione truffaldina, è un'operazione ingannevole. Israele controlla tutto di Gaza, confini terrestri, confini marittimi, confini aerei, energia, acqua, elettricità. Quello che entra, quello che non entra. La signora Chirico mi ha dato anche dell'antisemita. Se fossimo negli Stati Uniti assumerei l'avvocato più cattivo di tutti gli stati e lei mi verserebbe i soldi non solo per la mia vita ma per quella dei miei successivi eredi, che peraltro non ho. Ma io non faccio queste cose. Persino la carta d'identità, un palestinese di Gaza, la deve chiedere all'autorità israeliana. È una truffa che Gaza sia stata liberata. Ci sono le truffe della destra ovviamente israeliana. Non è così, questa è la propaganda pro Hamas che vuole raccontare la storia di un Israele che governa Gaza. Intanto a Gaza il governo è nelle mani di Hamas e anche i numeri dei morti palestinesi in questi giorni ce li dà soltanto Hamas. Resterete che anche in Italia si può ingaggiare l'avvocato e ci confronteremo. Non mi fa paura con le va bene, sue posso, minacce. Posso. In Italia usiamo gli avvocati. Scusate, il mio tempo con Chirico.